Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Dopo la parentesi delle vacanze pasquali, ecco che tutto rientra nella normalità. Quella normalità fatta di cose ordinarie come il lavoro, la scuola, ma anche di avvenimenti e fenomeni problematici. Verrebbe da pensare che Pasqua o Quaresima che sia, nulla in realtà è cambiato. Ma allora cos'è la Pasqua? Che ne è dell'energia di risurrezione che ha aperto dall'interno quel sepolcro? La forza della risurrezione non si è affatto esaurita, si fa strada a modo suo però nella storia del mondo. Lo si constata dal fatto, per esempio, che ci sono uomini e donne che non si lasciano abbindolare dalle idee o dalle mode culturali più o meno stravaganti, ma ogni primo giorno della settimana, la domenica, si radunano e prestano attenzione a una parola che li fa vivere, perché quella parola viene da Dio. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, si riferisce San Luca in questa domenica. E oltre che la parola si spezza insieme il pane della vita e poi si riparte per affrontare con sentimenti di speranza e atteggiamenti di fraternità quell'esistenza che è fatta soprattutto di giorni feriali. Ecco da dove traspare la forza della risurrezione che ha risvegliato Gesù dalla morte. È con quella forza di risurrezione che Dio ci ha rigenerati per una speranza viva. Perciò, afferma Pietro l'Apostolo, siete ricolmi di gioia. Dice proprio siete, non siate. Perché la gioia non ce la creiamo noi, ce la dona Lui, il Signore risorto. Forse noi la seppelliamo sotto uno strato di preoccupazioni, di interessi o di chissà quali altre cose, ma c'è comunque in noi la radice di quella gioia. Certo che ci sono le prove, le difficoltà, i giorni di apprensione nell'esperienza di ciascuno come nella vita del mondo, ma anche l'oro si purifica col fuoco. Parole di Pietro, anche queste. Gesù Cristo, voi lo amate anche se non l'avete mai visto. E ora, senza vederlo, credete in Lui, esultate quindi di gioia indicibile e gloriosa. No, non lo vediamo. E allora le conseguenze possono essere due. O facciamo come Tommaso che rifiuta di credere, oppure ci fidiamo della parola di Gesù che chiama beati, cioè fortunati, quelli che credono senza aver visto. Si rivolge così a quanti si radunano nel suo nome ogni primo giorno dopo il sabato e aggiunge ricevete lo Spirito Santo. Beati quelli che in questa occasione si lasciano contagiare dalla forza della risurrezione e affrontano la vita di ogni giorno non col fiato corto, ma con grande respiro. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.